L'Anycast. Ricordate questa data perché in quel momento il tempo Unix si fermerà. Il bug del 2038 è un problema informatico che riguarda i sistemi operativi e i software che utilizzano la rappresentazione del tempo basata sul conteggio dei secondi a partire dal 1 gennaio 1970 ed è appunto noto come tempo Unix. In questi sistemi il tempo viene memorizzato con un numero intero a 32 bit, il che significa che può rappresentare solo un intervallo di circa 2,1 miliardi di secondi. Questo limite verrà raggiunto il 19 gennaio 2038 alle 3:14:07, momento in cui i contatori di tempo Unix esauriranno i valori positivi e passeranno a valori negativi, causando errori di calcolo temporali e riportandoci per un momento a venerdì 13 dicembre 1901. Questo potrebbe portare a malfunzionamenti di software e dispositivi che dipendono da questo sistema di conteggio del tempo. La soluzione è chiaramente al vaglio degli esperti e potrebbe essere quella di rappresentare il tempo con numeri a 64 bit, estendendo il limite temporale di miliardi di anni nel futuro. L'Anycast.